Siamo all'Onda Palace Roma, inaugurazione a Via Tiburtina con uno dei proprietari, Ciro Giordano. Sì, sono Ciro Giordano, buonasera. Ci vuole illustrare un po' questo bellissimo concessionario, il più grande d'Italia, ho letto. Abbiamo dovuto mettere il più grande d'Italia, però è considerato uno dei più grandi del mondo, in effetti, per ragioni, diciamo, di rispetto per i nostri colleghi europei e mondiali, non l'abbiamo potuto menzionare sulla pubblicità. Qui ci troviamo nella sala, all'ultimo piano, nella sala... Una sala lounge, bar e fitness, perché vorremmo dare ai nostri clienti anche la possibilità di, quando vengono a fare i tagliandi, ad acquistare o a riparare le proprie moto, ad usufruire di un servizio per rilassarsi, per prendere un caffè. Abbiamo il bar, poi in fondo dall'altra parte abbiamo... C'è la palestra con sauna e fitness. E abbiamo visto nei piani di sotto delle moto anche esclusive, diciamo, Ma oggi noi rappresentiamo la Honda in Italia, oggi noi abbiamo tutti i modelli i primi modelli che escono la Honda li darà a noi per distribuirlo sul mercato. Infatti ho visto delle moto veramente che non ho mai visto prima, e abbiamo anche l'onore qui di avere due ospiti, piloti di primissimo piano. C'è Aslam e Ria per i piloti della Superbike, Jonathan Ria. Superbike, sì, 2013. Sì, ma l'evento è importante, questo... L'anno scorso ha vinto due gran premi, sono acculturato su Wikipedia. Su questo la Honda punta molto su di noi, infatti ci è andato tutto il supporto, addirittura dovevano venire anche i miei piloti del GP, ma oggi c'è il Gran Premio e quindi non sono potuti venire, però ci sarà un evento che porteranno anche loro. Anche a livello di styling, di architettura? L'architettura deve chiedere tutto a mio socio, ad Agostino, okay. Per l'architettura, eccolo qua, Agostino. Sta prendendo il caffè, lo facciamo prima... Che no, veramente molto bello da vedersi. Sì, adesso lo chiamiamo... Ecco, allora, qui. Scusa. Buonasera, con Agostino del Gaudio. Buonasera. Buonasera. Vuole sapere tutto sull'architettura. Ha detto che l'architetto sei tu. Ma dai, non di questo palazzo dedicato alla Honda, che è altamente tecnologico, molto di classe, in stile Honda, possiamo dire. Siamo un attimino sbizzarriti. No, è stile Honda, ma è stile del Gaudio. No, perché è proprio lei l'architetto. Veramente, complimenti. Complimenti. L'ha sognato di notte tutto questo. Veramente l'ha ideato lei, quindi questa architettura. Abbiamo visto anche lì delle pareti che scorre l'acqua, no? Sì, sì, quello è per far capire che c'è proprio abbondanza d'acqua. Veramente è bello. Sono quattro livelli, no? Livelli, perché poi c'è un service a piano interrato. Anche sotto, l'abbiamo notato. A piano interrato abbiamo realizzato il reparto service dei cambi. Primo livello uffici vendita e amministrazione, poi c'è un roof garden con un servizio. Qui siamo a roof garden, esatto. E abbiamo visto anche poi la rinquadreremo, abbiamo già ripresa negli altri video, la sala congressi. Là è per i meeting, perché comunque sarà sviluppato anche un sistema per dare assistenza al cliente, dove magari possono essere proiettate le problematiche che vengono esposte, per far vedere tutta la tecnologia di come si ci arriva alla risoluzione del problema. Poi, quindi ci saranno anche degli eventi? Sì, ci saranno degli eventi, il primo dovrebbe essere già il 25 di aprile, cioè, inviteremo tutti i centauri dei vari motoclub con le moto Honda e dedicheremo il primo brand sarà il Naked. E poi proseguiremo con Honor. Quindi avete un sito ufficiale, lo vogliamo dire? Sì, c'è una piattaforma che partirà entro metà aprile, perché non è ancora stato ultimato. Oggi siamo al 6 aprile, inaugurazione, sì. Con i piloti, abbiamo visto prima, sì. E praticamente quindi ci sarà un calendario di eventi, anche su pagine web, aperti anche a chi network, non... Esatto, aperti a tutti. Benissimo, la ringrazio tanto, complimenti, grazie. Arrivederci. Grazie.